Blogos Web Radio. Benvenuti su Blogos Web Radio. Il 6 luglio scorso, presso la libreria Trame a Bologna, si è tenuta la presentazione di Avamposto, nella Calabria dei giornalisti infami, un volume di inchiesta a cura di Roberto Rossi e Roberta Mani, che ci ha posto davanti agli occhi le difficili storie dei giornalisti calabresi, minacciati per aver scritto troppo. Ecco dunque ai nostri microfoni Roberto Rossi, che racconta questa esperienza. Ciao, innanzitutto grazie per la vostra presenza. Ecco, in Calabria ogni giorno succede quello che è successo 30 anni fa in Sicilia. Sono i 100 passi, calabresi, sono 18 cronisti, non ne raccontiamo 16, ma da quando è uscito il libro altri due gravi casi di minacce, ed è quello che accade quotidianamente. Giornalisti ai quali vengono recapitate lettere minatorie, ai quali vengono fatti trovare davanti alla porta di casa delle teste di animali mozzate o altro, macchine bruciate. Ma non è solamente questo, è proprio il condizionamento quotidiano che viene fatto quando per strada, al bar o in un'aula di tribunale il gregario del mafioso ti viene a dire: bravo, complimenti per quello che stai scrivendo. È un problema reale, un problema del quale l'informazione nazionale poco si occupa. Solamente un giornale in una sola occasione si è occupato dei cronisti minacciati, è stato Repubblica, quando ha parlato del suo corrispondente che è stato minacciato un taglio basso a pagina 25. In quello stesso periodo altri 5 cronisti sono stati minacciati in Calabria nel giro di 3 settimane. Di quei nomi nessuno li ha fatti. E insomma, è un grave problema, un problema ulteriormente arricchito dal fatto che appunto l'andrangheta è una mafia in completa espansione negli ultimi anni, non solo nel territorio d'origine ma nel resto d'Italia e anche a livello internazionale. Dunque non è solo un problema della Calabria. Quando arriveranno i media a convincersi di questo, secondo te? Ma io non lo so quando arriveranno, sicuramente si arriverà a un'attenzione maggiore quando succederà qualcosa di brutto. Speriamo che non accada mai, ma è quello che è stato detto anche da una persona che noi abbiamo intervistato nel nostro libro. Era un magistrato, diceva: il problema della Calabria si risolverà quando verrà ammazzato qualcuno di noi, perché naturalmente questo porta i riflettori sull'andrangheta. Ecco, speriamo che questo non avvenga mai, speriamo che, però è importante arrivare prima che queste cose accadano. Quello che succede a Milano poi, insomma, comunque sappiamo bene che ormai forse non abbastanza, ma occorre dirlo, che l'andrangheta non è solamente in Calabria, di fatto la seconda capitale dell'andrangheta è Milano. Infine, un'ultima domanda sulla legge Bavaglio, un ulteriore passo indietro per un giornalismo che deve proporre una cronaca non contaminata in nome della legalità, insomma, uno scenario per continuare ad esserci, secondo te quale può essere per questi cronisti e per chiunque crede in una forma sana di giornalismo oggi? E bisogna dire che se questa legge ci fosse già stata qualche anno fa, probabilmente questi giornalisti non avrebbero mai ricevuto minacce, quindi in questo senso forse potrebbe anche essere una buona legge per tutelare i giornalisti che poi sarebbero stati minacciati, no? Verrebbero poi minacciati dall'andrangheta. Di fatto non lo è, ovviamente, perché è una provocazione. Quello che voglio dire è che la cultura del silenzio, la cultura dell'omertà in questo paese e in questo momento attraversa naturalmente i poteri criminali, ma sta attraversando in maniera pericolosa, molto pericolosa per la democrazia e anche le classi dirigenti della politica nazionale. Il servizio è stato realizzato da Giulio Ferrante. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.